Ti ringrazio. Mercoledì 2 febbraio 2022, scuola di preghiera di San Fedele, le beatitudini alla luce dei Vangeli. Ti ringraziamo, Signore, di darci un tempo per ascoltare la tua parola. Fa che non ti resistiamo, che la tua parola penetri in noi e che il nostro cuore sia aperto, perché nella tua parola è il segreto della nostra identità, l'identità alla quale siamo chiamati. Questa sera è dedicata alla beatitudine quarta. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Brevissima mettersi alla presenza. Respiriamo profondamente, allontaniamo le preoccupazioni, sentiamoci protetti in questo spazio, in questo tempo, grazie anche alla presenza dei compagni. E mettendoci alla presenza di Dio, disponendoci questo breve tempo di preghiera e alla parola con cui vorrà toccare il nostro cuore, portiamo la nostra consapevolezza alle persone che sappiamo soffrono in questo momento, alle persone che magari sono morte e hanno bisogno di un po' di aiuto. E al pianeta nel quale abbiamo l'occasione di vivere insieme a tutte queste persone, come loro, insieme a loro e al loro servizio. Mio Signore, mio Dio, ti imploro la grazia che tutte le mie intenzioni, le mie azioni e le mie operazioni siano dedicate unicamente alla tua lode e al servizio della tua divina maestà. Dunque, di nuovo, beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Il tema, il brano su cui ci soffermiamo questa sera, la guarigione della figlia della donna Sirofenicia in Marco capitolo 7, versetti 24 e 30, che ha come parallelo la guarigione della figlia della donna cananea in Matteo 15, 21, 28. La richiesta della grazia, come sempre e più di sempre, una conoscenza intima di Gesù per poterlo amare e servire al meglio di me stessa. Matteo scrive: partito di là, andò nella regione di Tiro. Entrato in una casa, non voleva che alcuno lo sapesse, ma non poté restare nascosto. Una donna, la cui figlioletta era posseduta da uno spirito impuro, appena seppe di lui, andò e si gettò ai suoi piedi. Questa donna era di lingua greca e di origine sirofenicia. Ella lo supplicava di scacciare il demonio da sua figlia, ed egli le rispondeva: lascia prima che si sazino i figli, perché non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Ma lei gli replicò: signore, anche i cagnolini sotto la tavola mangiano le briciole dei figli. Allora le disse: per questa tua parola, va, il demonio è uscito da tua figlia. Tornata a casa sua, trovò la bambina coricata sul letto e il demonio se n'era andato. Una brevissima introduzione a questo testo. Siamo nella regione di Tiro. I due brani di Marco e di Matteo sono
simili ma anche molto diversi. Qui qualche informazione sulla composizione dei due Vangeli può essere preziosa come orientamento. Matteo, tra i quattro Vangeli, è il primo. In realtà, è ormai riconosciuto da tutti gli studiosi che il primo Vangelo sia stato quello di Marco e che sia Luca che Matteo hanno usato il racconto di Marco per inserire delle variazioni e rivolgersi alle proprie comunità con una propria teologia. Questo brano è riconosciuto importante nelle due versioni e soprattutto in quella di Matteo, perché segna il passaggio dall'annuncio della buona notizia da parte di Gesù ai soli ebrei all'annuncio alle nazioni, ai pagani. È un momento molto importante questo della missione di Gesù. Marco scrive il suo Vangelo intorno al 65-68 e Matteo, ritengono la maggior parte degli studiosi, intorno agli anni 80-90, quindi 10-20 anni dopo, basandosi appunto sul testo ricevuto da Marco, che poi lo modifica per adattarlo alla comunità alla quale si rivolgeva. Non dimentichiamo che gli antichi avevano un concetto di fedeltà storica molto diverso dal nostro, né dimentichiamo che sempre, in qualsiasi tempo, in qualsiasi situazione, quello che accade viene percepito in modo molto diverso da chi è presente sulla scena e che passando di bocca in bocca la stessa storia si trasforma tantissimo. Possiamo tornare a un gioco che si faceva da bambini, credo magari si fa ancora adesso, che è il telefono senza fili. La frase che arriva all'ultimo bambino della fila è quasi sempre molto diversa da quella pronunciata dal bambino che ha iniziato il gioco. I Vangeli sono parola di Dio, sono stati ispirati dallo Spirito Santo agli evangelisti e sono veri per tutte le epoche. Ma questo non significa che la parola o il fatto originale non sia stato e non sia ancora oggi modificato al fine di adattarsi alle nuove circostanze e ai bisogni degli ascoltatori. Sappiamo, a volte anche dolorosamente, che i Vangeli e il messaggio di Gesù vengono usati per giustificare degli atti veramente osceni. Tenere presente questa realtà è importante perché è lo stesso fenomeno che capita anche a noi. Ciascuno riceve la parola e la interpreta come può, secondo le proprie possibilità e la propria storia. Come abbiamo visto, il racconto della moltiplicazione dei pani e dei pesci è stato inteso da ciascuno di noi in un modo diverso. Chiedere la grazia di una conoscenza intima di Gesù, implicitamente, e anche chiedere la grazia che l'esperienza di preghiera che faremo questa sera e nei prossimi giorni possa essere utile non solo alla nostra crescita spirituale personale, ma anche alla crescita spirituale delle persone a cui in futuro ci capiterà di raccontare questa stessa storia. È una grande responsabilità, ma è anche una grande libertà in Cristo. Il contesto nel quale Gesù si è trovato a capire di dover cambiare rotta, l'incontro con la donna sirofenicia in Marco e l'incontro con la donna cananea in Matteo, è molto diverso dal contesto nel quale Sant'Ignazio ha offerto questo racconto ai suoi esercitanti. È molto diverso dal contesto nel quale ciascuno di noi vive ed è molto diverso dal contesto, dai contesti nei quali forse ci troveremo a raccontare questo stesso episodio nella vita di Gesù ad altre persone. Ricordo dunque che la richiesta di grazia è una conoscenza intima di Gesù per poterlo amare al meglio di noi stessi e per poterlo servire nelle circostanze in cui viviamo al meglio di noi stessi.
Dunque, la composizione del luogo nella regione di Tiro. Tiro oggi è in Libano ed era una città fenicia, nel mito greco, nei grandi racconti, i fenici erano un popolo molto fiero, dei grandi navigatori, dei grandi mercanti, e da Tiro è partito Didone, che poi ha fondato Cartagine, quindi fino alle guerre puniche. La storia, e Tiro è una città come forse Gerico, antichissima, è stata abitata per tantissimo, sul mare, famosa soprattutto per il commercio della porpora che si ricava da conchiglie. Il luogo, dunque, siamo vicini al mare, c'è brezza di mare, profumo di mare, c'è forse anche odore cattivo di queste coltivazioni di conchiglie che vengono messe a essiccare al sole per produrre la polvere, la polvere di porpora, ed è qui che Gesù, dopo essersi scontrato con i farisei e gli scribi, dopo la moltiplicazione dei pani, nel racconto di Marco, cerca un ritiro ed entra in una casa, quindi qualcuno lo ospita, insieme ad alcuni suoi discepoli forse, e non voleva che nessuno lo sapesse, ma non poté restare nascosto. Dunque una casa, possiamo immaginarla con un grande cortile, magari una casa comoda, e nel cortile abitano tante famiglie. Com'è il cortile? Com'è l'aria? Che suoni ci sono? Che cosa sento? Abitano dunque altre famiglie in questo cortile e io mi immedesimo, sento, leggendo questa storia, che manca un particolare, come manca la ragazzina indemoniata che non è presente. Sono una sorella, forse sorella maggiore, forse ci sono altri fratelli, la ragazzina indemoniata. Il suo comportamento, è intollerabile ai nostri vicini, mi fa sentire non solo una grande pena, ma anche una grande vergogna. E ricordo, non è nata così, più piccola, era sorridente, era carina, era affettuosa, era gentile. Che cosa le è successo? Se prendiamo un attimo le distanze da questa bambina che urla, che grida, che morde, aggressiva con gli altri e con se stessi, oggi, 2000 anni dopo, non lo attribuiamo più, questo comportamento diverso, all'azione del demonio, ma altrettanto vero, potrebbe essere soffrire di una malattia dello spettro autistico, della sindrome di Pete Hopkins, di iperplexia, Jumping Frenchman of Maine, per esempio, malattie rare scoperte negli ultimi decenni. Torniamo alla scena. E dunque sono mia madre disperata, mio padre disperato, i fratelli sono disperati. È una situazione veramente difficile.
Chi ha portato la notizia che Gesù è in città? E chi ha portato la notizia che lo straniero che abita nello stesso cortile, che si vede poco, esce al mattino presto, va sulla spiaggia? Si sa, ci è stato detto che vorrebbe stare da solo, ma non possiamo garantirgli quella solitudine, quel silenzio, la pace che cerca. Perché questa bimba urla, strepita, è ingestibile. Arriva un amico di famiglia, un mercante di porpora e di spezie, che è appena tornato dalla Galilea. Ha viaggiato con Gesù e con alcuni discepoli. Ed era presente, mi ha raccontato, alla moltiplicazione dei pani e alle guarigioni di Gesù. 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. I bambini. Il mercante ha visto Gesù curare bambini malatissimi laggiù in Galilea. Mia madre risponde: non posso portare Sara, grida, si contorce, morde. Come posso portarla dal maestro di Galilea? Il mercante risponde: l'ho visto con i miei occhi quando i discepoli sono venuti a distribuire il pane dopo che era scesa la notte laggiù. La bambina accanto a me, che sino a quel momento ci aveva sommerso con le sue urla e fatto piangere per la pena, si è subito acquietata e ha iniziato a giocare con gli altri bambini. L'ho visto e mi sono stupito. Gesù era lontanissimo. Gesù guarirà Sara. È un uomo di Dio e il Dio degli ebrei è molto potente. Il Dio degli ebrei è un Dio giusto. Il Dio degli ebrei è un Dio che ama i giusti e gli innocenti. Forse non fa distinzione tra chi è ebreo, tra chi è circonciso e chi no. E le donne non sono circoncise. Le bambine non sono circoncise. Da che cosa si capisce se è una bambina ebrea o sirofenicia? Prima che il demonio si impossessasse di lei, Sara era una bambina buonissima, generosa e solare, innocente. Poi la mamma e l'amico mercante sono usciti di corsa. Sono rimasta sola con Sara. Non è la prima volta. Quando Sara ha visto uscire la mamma e si è messa a urlare ancora più forte del solito, tremavano le pareti della stanza. Poi si avvicina e mi chiede: Miriam, vuoi giocare con me? La mia bambola ha i capelli così spettinati. Anch'io ho i capelli spettinati, vero? Mi pettini i capelli. Sara ora ha un sorriso bellissimo. Ci abbracciamo. Quando torna la mamma? Mi chiede. Tra poco è andata a salutare Gesù, il maestro ebreo. Lo so, dice Sara, con uno sguardo limpido, acuto e divertito. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E perdona a noi i nostri debiti, come anche noi li perdoniamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.